gente entusiasta soprattutto perché quando si è diffusa la voce che erano state pulite dopo 120 anni le tele, è venuta a vedere le tele sono dinanzi a noi, di che cosa parliamo? Noi parliamo delle tele del XVII secolo, tutti provenienti dalla scuola napoletana, del Criscuolo, del Santa Croce, dei Solimena, Angelo e Francesco, padre e figlio, ma soprattutto di due pezzi da museo che lo stesso Sgarbi ha definito un'autentica estasi nel guardarle. Parlo della deposizione. Ecco qua, ci giriamo, sono dinanzi a noi, eccolo qua. Bernardo Azzolini, che è riportata anche nei libri di storia dell'arte e della pittura a Napoli nel 500 e nel 600, parlo soprattutto del presepe di un autore farro che nasconde in sé, se viene illuminato mette in evidenza tutta la sua bellezza. Ecco qua, ci avviciniamo piano piano, così diamo tempo anche al nostro operatore. Questo è il presepe di cui parla. Che mette in evidenza soprattutto la bontà e la grandezza dei colori. Ora, questa scuola napoletana, queste tele hanno tutto un riverbero caravaggesco. Perché? Perché la scuola napoletana segue la scuola di Caravaggio. Che ci riguarda un po' da vicino, il nostro Berlusconi, il presidente Antonino Scelta, eccolo qua, impegnato anche nella vita sociale di Vallo della questa foto lo testimonia. Nel sociale, e qui ci sono degli amici, ecco, che giocavano a carte, c'era un impiegato comunale Verdoliva, Dabbo, Coso Pietro Ruoc, ti chiami il re del 500, che si riteneva il più grande giocatore. Avete finito? E qui, vabbè, qui è lo storico. Ci fermiamo su questa foto perché poi dobbiamo incuriosire. È l'arrivo di Jeddah a Vallo, e viene a Vallo perché deve andare a posare la prima pietra per la costruzione del Getsemani a Capaccio. Ci fermiamo qui perché è lunga la storia.